spazio, più tecnologia e maggiori servizi. La farmacia di Sant'Orso, gestita da ASET S.p.A., si è rinnovata grazie ai lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento appena terminati. Sabato scorso si è svolta la cerimonia di inaugurazione e i nuovi spazi, letteralmente raddoppiati, resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato fino alle 12.30. Dare questi segni di ripartenza penso che sia la cosa più importante in questo momento. E ci siamo letteralmente buttati a pesce perché forti del fatto che c'era un ottimo rapporto tra la farmacia e il quartiere e in più le potenzialità di questo quartiere che è sempre più una piccola città, è il quartiere più popoloso di Fano e quindi riteniamo che l'erogazione di determinati servizi sia una priorità che bisogna dare ai cittadini in modo che possano muoversi di meno e avere più servizi sotto casa. In più a questo dobbiamo aggiungere il fatto che la farmacia ormai è diventata sempre più un luogo dove si dispensano servizi e dove si fanno tante altre cose e non solo reperire farmaci. E questo è il secondo motivo per il quale abbiamo creduto in questa organizzazione e in questo allargamento dei locali. Basti pensare alle due nuove sale riservate ai servizi alla persona, dove saranno allestite delle aree attrezzate per l'autoanalisi. Qui sarà possibile misurare i principali parametri del sangue, via libera, poi alla telemedicina che comprende gli elettrocardiogrammi. In programma anche nuove macchine per la cura del corpo e per l'analisi del capello, della pelle e del viso. Inoltre è possibile eseguire prestazioni sanitarie infermieristiche e di consulenza in materia di salute, ad esempio da parte di nutrizionisti o fisioterapisti. Ma non solo nuovi servizi, anche ottimizzazione delle attività grazie alla nuova apparecchiatura installata nel magazzino sotterraneo. Si tratta di un vero e proprio robot che permette di snellire il lavoro consentendo al personale di dedicarsi completamente al cliente. Rappresenta una bella notizia non solo per il quartiere ma per tutta la città perché aumentano e migliorano i servizi per tutta la nostra comunità. L'inaugurazione oggi segna anche un ulteriore passo che è quello di estendere, di articolare su tutto il territorio i servizi di farmacia. E in questo caso mi sento anche di ringraziare il personale delle farmacie comunali, tutte, non solo quelle di Sant'Orso, perché in questo anno così difficile e complesso in cui abbiamo affrontato la pandemia hanno rappresentato e rappresentano un presidio importante sul nostro territorio, un presidio importante che oggi ha la possibilità di poter migliorare le proprie prestazioni.